Marcello Damiano, salve. Ritorniamo nella zona NATO, dove si stanno effettuando i preparativi per il Gricignano Party del 27 e 28 luglio. Come procede? Procede, diciamo, abbastanza bene. Prima di parlare di questo vorrei fare un excursus, perché ho ricevuto tutta una serie di chiamate da parte dei politici, da parte di sia dell'opposizione che dell'attuale amministrazione. Ho ricevuto chiamate da alcuni diciamo condomini inerenti a questa zona, dal Parco Mirabella finendo ai nostri parchi. Volevo precisare a tutti che questa è la zona destinata area ecclesiastica e non cambia, cioè tutto quello che viene fatto qui sopra viene fatto momentaneamente, prima che la festa e il dopo, che si vuole fare una piccola area di diciamo rilassamento, che non cambierà, nel senso che ma l'area sarà sempre destinata a quello che è la costruzione della chiesa, ci mancherebbe, visto che si prevede anche nelle varie convenzioni che stiamo definendo, anche perché sotto delega del sindaco io sono uno dei referenti che sta controllando insieme all'architetto Ricciardiello, Teresa Ricciardiello, tutto quello che saranno, diciamo, le opere di completamento di quest'area, ossia l'area ecclesiastica, l'area giochi un pochettino qui al centro, per quanto riguarda, diciamo, l'urbanizzazione delle strade, il completamento del Parco Luna, che per quanto riguarda la strada che va dal Parco Luna al Parco Mirabella, l'asfalto, diciamo, l'illuminazione. Ho fatto una denuncia della sfida da adempiere che deve andare a compimento, perché entro il 30 settembre, dove ci siederemo ad un tavolo insieme al sindaco, voglio ricordare a chiunque voglia venire ogni giovedì alle 9 del mattino insieme a me e all'architetto Ricciardiello, per quanto riguarda le opere di completamento di quest'area, siamo ben lieti di accettarvi. Non mi sono dimenticato di nulla, come non mi sono dimenticato dei birilli che vanno alla discesa del ponte nella zona NATO, cioè quello spartitraffico deve essere messo, hanno già comprato i birilli, devono arrivare, e tanto più mi sono dimenticato di tutte quelle cose che si devono fare dietro la zona NATO per il completamento. Una cosa che tengo a precisare, tutti mi dicono che quest'area sarà completata a breve, deve essere già terminate il 10, oggi ne abbiamo 15, il sindaco mi ha detto che domani vengono a mettere la recinzione, l'ho sentito venerdì, anche la vice sindaco mi ha detto che era molto contenta di pulire le zone intorno alla base NATO, che purtroppo ancora oggi non è riuscito a farlo, ma lo farà sicuramente nei prossimi giorni, l'ho sentita stamattina. Sono tutti a disposizione, l'ingegner Spezzaferri sta completando le opere ed è molto veloce e molto attento a fare le cose. Penso che tutta quest'area, come ho fatto io, venga messa a disposizione delle persone che intendono fare delle cose belle, sotto autorizzazione, protocolli mandati, non è che mi sono inventato le cose, ho fatto un protocollo, l'ho portato al comune, completerò i documenti entro mercoledì e spero tutte queste opere che si stanno facendo sia stata fatta la stessa cosa, perché è ovvio che sia fatto così, perciò state sereni tutti, nel momento noi stiamo organizzando Gricignano Party, che è una festa per ampliare entrambe la comunità, sia quella del centro sia quella della zona NATO, e ancor più per creare un'unica famiglia. La festa sarà bellissima, dedicata alla famiglia, dedicata ai bambini, tutti i giochi che abbiamo preso che sono gonfiabili, avremo un gruppo di animazione, avremo il fotografo ufficiale che avrà la possibilità di dare le foto a tutti i bambini che vengono, avremo le giostre, sono tutte gratuite, è tutto stato sponsorizzato dai nostri sponsor e anche da alcuni residenti della zona NATO. Questo è quanto quello che faremo, abbiamo la nostra TV ufficiale che è Pupia TV, che ci divertiremo insieme a loro perché saranno qui tutti e due giorni, e la cosa bella che non ho detto ancora, inizieremo l'inaugurazione con la Santa Messa, cioè noi sabato di apertura alle ore 19.30 con il prete di Carinaro, Don Antonio, apriremo la Santa Messa in modo che facciamo percepire che è dedicato realmente alle famiglie, per stare vicino alle famiglie, e dato che Don Antonio viene sempre qui dietro a benedire, si è offerto volontario per fare questa cosa. Il prete di Gricignano è stato molto carino ad utilizzare questa cosa, perché dovevamo chiedere a lui. Vi aspettiamo numerosi, Gricignano parte 27 e 28 luglio, non mancate.